trio, la trinità, la trinità. Sibiglia, Natata, so, per toccare. Padre, Figliolo e Spirito Santo che ha fatto. Allora, capitano, sono uno spemo, guarda. Allora, capitano, bella vittoria, ci voleva per riprendere il cammino, ma voi ogni tanto la guardate la classifica? Siamo quinti, Sì, sì, certo che la guardiamo in classifica e siamo contenti di quello che stiamo facendo perché, come vedete, siamo una squadra molto giovane, con tanti infortunati che, grazie di Dio, ci sono ripresi finalmente, come anche questo che almeno segna qualche punto. Sì, stiamo guardando la classifica e veramente siamo contenti. A noi dispiace che non abbiamo vinto qualcosa contro Rieti, che potevamo stare meglio. Senti capitano, quest'anno diciamo no, che quasi sempre avete subito gol, no? Per te da difensore chiudere sia con Bisceglie che oggi senza subire gol, insomma è importante, perché è vero che è una Viterbese che sembra prediligere il gol piuttosto che non prenderlo, no? come stile di gioco, però poi la differenza la fa quello alla fine dell'anno, no? Sì, io sono veramente contento di fare il difensore, che quelli che giocano dietro lo sanno, che quando non prendi gol ti senti bene, no? Veramente contento, soddisfatto, grazie. Va bene, anche quando vinci, però vinci e prendi un gol, non ti senti così bene quando vinci e non prendi gol, perché quando prendi gol, no, quando non prendi gol senti che tu hai fatto il tuo lavoro benissimo e poi hai vinto lo stesso la partita. Con tutto, ormai si difende tutti, no? non solo la difesa, chiaramente. Non è solo la difesa, ma quando sbaglia un difensore, quando prendiamo un gol, guardo il difensore, non dicono nulla di attaccare. Però, come contro Bisceglie, anche oggi io sono veramente contento perché noi abbiamo una difesa forte, secondo me, con giocatori forti che dobbiamo fare meglio. Però io oggi sono contento. Spero che davanti non prendiamo gol proprio. Poi tanto c'è chi rifà. Perché c'è chi rifà. Quanto siamo? 6? 7 se non sbaglio. 7, 6? 7, 7. Allora, mamma, grazie capitano. Anche oggi in gol, 2 con Rand. Quando non segni ti arrabbi. Non è che mi arrabbi, però mi dispiace, capito? Mi dispiace perché se non si fa gol non si va avanti. E allora, settimana scorsa noi ci scudiamo tutti quanti, non siamo seduti in maniera giusta. Io, successo i minuti che sono in campo, non sono stato buono, però da questo riprendiamo. E oggi siamo seduti in campo a dimostrare che siamo una squadra, che siamo forti. E da adesso in poi siamo pronti a affrontare qualsiasi partita. Senti, ti sei preso un giallo, credo, con De Rossi? Un giallo? Un'ammonizione? Tu e con De Rossi vi siete mai incontrati nei derby primavera? No. Bene, è una curiosità. No. E se la incontravo vincevo sempre. Ho sempre vinto. Mi piace questa. Ho sempre vinto. Questa consapevolezza di sì mi piace. Senti, inizialmente insomma è un po' il tuo modo di giocare, no? Sembravi quasi tra virgolette nervoso perché non hai giocato a Rieti, quindi volevi dare una mano alla squadra, però hai imparato, insomma stai imparando ad aspettare il momento giusto, che poi alla fine sembra quasi che il gol sia soltanto una questione dei minuti, no? Quindi stai trovando anche quella maturità nell'arco dei 90 minuti, che per un giocatore poi della qualità tua è importante. Sì, ho saputo gestirmi perché, come dici, non è che mi stavo nervosi, però se vedo le cose che non mi stanno ancora uscendo, devo trovare soluzioni perché ci sono mille, capito? E quando è venuto il primo tempo, come capitano, tanti quelli più esperti di me mi hanno detto: stai tranquillo, cercano di provocare, di fare, stai buono che il gol lo farai. E il secondo tempo ho cambiato le scarpe e poi dentro è finito. Grazie. L'hai ringraziato questo ragazzo? Io l'ho visto, è il primo che sono andato ad abbracciare. Oh,
qua sotto. Per il cioccolatino che ti ha dato davanti alla porta. Bellissimo. No, io l'ho detto anche a mister, io ho molto apprezzato la tua prestazione e soprattutto l'importanza di, dell'azione del gol, che poi insomma è, a questo ragazzo qua l'hai fatto segnare tu. Grazie, grazie. No, vabbè, quando dai palla a mamma sei tranquillo che finisci un po'. Mai sentito bene. Stare in cassa. Comunque tutta l'azione è stata molto bella, colpo di tacco a smarcare, l'assist, una bellissima, vero, una bellissima azione. Sì, sì, sì. No, che... è vero, ma sono cose che proviamo in settimana e alla fine se riescono la domenica. Qualcosa di uscire sabato per forza, non si può allenare durante una settimana a provare una cosa, poi sabato non si fa una, certo. Qualcosa devo uscire fuori. Ragazzi, ma adesso due partite per tutte e tre, questa può essere, insomma, poi magari risponde il capitano che ha più esperienza, diciamo, più vecchio, diciamo così, più anziano. Sì. È del 91, era del 1800, per modo di dire. È del 28 anni. Diciamo che si va su due campi caldi, no, adesso, insomma, quindi una prova di maturità importante, soprattutto quello di domenica a Caserta, che tu conosci bene, avendo poi vinto lo scorso anno, no? Se non sbaglio, a Caserta, quindi la partita tosta, di quelle che a te piacciono, no? Sì, sì. Qui andiamo, incontriamo proprio una squadra proprio di Serie C, Girone C, che è veramente piazza cauda, ma come abbiamo fatto vedere, noi possiamo giocare contro tutti e non abbiamo paura di nessuno. Bene, ragazzi. È detto dal capitano, questa è una promessa, quindi non abbiamo paura di nessuno. Cioè, da vendicare qualcosa. Poi lui non prende gol, lui li fa, quindi... Senti, capitano, adesso tu non mi risponderai, ma a gennaio ti vedi ancora qui, sì. Gennaio è lontano, però insomma... Dove sei... se va? Non va da nessuna parte questo. Ragazzi, senza giga non ci siamo, quindi cioè, sia chiaro. Ormai chi se lo prende? Poi sì, per lasciare una squadra come la nostra deve andare una che è prima, quindi esatto. Deve andare meglio. Beh, la regina se è stato qualche, così, qualche pensiero l'aveva fatto su, sì, su Ata. Io volevo dire un'altra cosa, che beh, noi siamo qui come tre a guardare, però dobbiamo ringraziare tutti i nostri compagni della squadra, perché veramente tutti, Zanoli, quei giovani, Palermo è rientrato, tutti, scusate se non sento mai dico un nome, ma dobbiamo ringraziare tutti perché tutti hanno messo tanto per vincere quelli tre partiti, anche abbiamo fatto tutto possibile contro gli enti, siamo riusciti di vincere, quindi ringraziare tutti. Grazie capitano. Grazie capitano. Sì, no, l'ultima domanda, dicevo, anche tu sei un ex Genova e oggi sì. C'era c'era Berinetti. Ah, è venuto a vedere mamma. No. Ah, no, è vero, cioè, insomma, se questo magari è... Se no, è insomma, che qualcuno viene anche a... Certo, mi fa sempre piacere davanti a ex. Farà una bella relazione a Tiago Motta, stai tranquillo. Speriamo. Comunque oltre a me c'è anche Zanoni, ex. Sì, non ho capito. Ho parlato prima, quindi... Bene, grazie ragazzi. Grazie.